Ma ah, che sto segnando questo? Poi mangi di quello che vuoi. Spesso parlo di letteratura del giorno, vorrei fare soltanto alcune considerazioni. Ce la siamo ritrovati, ce la siamo ritrovata in commissione lavori pubblici, credo intorno a 9-10 mesi fa, più o meno, era più o meno il periodo gennaio-febbraio del 2012. Ma è che il bacio della commissione legata? Consigliere Lorenzo, lasciamo di tenere il dire la luce. Trasformare un'opera di immensa di
anticipato. E quindi io cerco anche di recuperare quello che è anche un potere istituzionale, perché quando c'è un atto deliberativo che riguarda questioni che fanno capo ad un assessore, mi sembra doveroso che ci sia anche una relazione. Io penso che bisogna fare una brevissima ricostruzione di quello che è stato l'iter di questo documento, che ha attraversato per 7 anni tutte le amministrazioni che si sono succedute, da quella di Rosa, che viene sempre considerata un'amministrazione sciolta per infiltrazioni terroristiche, ed è così, ci mancherebbe. Puntualmente sono state
tutte le filosofie delle letterature, alle quali abbiamo assistito per tanti anni e che ancora oggi qualcuno che si faccia molto pensa di inserire. Poi c'è stata l'amministrazione dell'età. La quale amministrazione dell'età? Giustamente, per una coerenza amministrativa, ha approvato la proposta di variante all'anno. Alcuni consiglieri che adesso sono qui, stavano in giunta. E io credo che sul bilancio, sul dibattito politico, sulle questioni di invecibilità, di compatibilità, sul periodo, sui tempi di bilancio, si possa anche avere un atteggiamento grave e condizionato dal lavoro professionale all'interno del Consiglio Comunale. Ma quando poi si affrontano questioni che per continuità amministrativa coinvolgono i consiglieri delle persone, io credo, ma lo dico senza nessuna assoluta vera coerenza, si dovrebbe venire ad essere coerenti a sostenere questo problema. Ma proprio perché noi, come maggioranza, o per la tale che decidirà di votare meno questa, abbiamo la coscienza a posto. Noi abbiamo la coscienza di un'amministrazione rispetto alla quale, sta accadendo di tutte le giunte che accadono. Perché noi più sentiamo il piano sul fuoco del minaccio di quant'altro, e più siamo obbligati e costretti a perseverare sulla strada della trasparenza amministrativa. Quindi non è che le cose, come dire, le censuriamo, le contestiamo. Le salutiamo per quanto ci riguarda, la valutazione di politica, le salutiamo anche con soddisfazione, pure chi le fa, per sapere se ancora una volta insiste sulla stessa strada, oppure decide di porsi in un modo diverso. Adesso che le ultime vicende, che pure hanno caratterizzato in alcuni momenti determinati comportamenti, la costituzione del Consiglio, il ricorso al Stato, sono usciti tutti con delle sconfitte da questo. Si continua ancora a fare così e si tratta di subordinare tutto questo su quelle che sono gli interessi della città. Perché noi speriamo un provvedimento che ha riconosciuto del prete, tu hai ragione, i tempi, allora ci sono delle persone che fanno studio sui flussi e le analisi economiche e hanno stabilito che la burocrazia, i tempi della burocrazia sono quelli che appesantiscono sempre di più quella che è sempre più difficile la crescita del nostro paese. L'ex di Media Verona, vi cito un caso,